are you and me. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look in my life and realize that not left. Cause I've been blessed and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I never crossed the man that did deserve it. Maybe trade it like a bank, you know that's the end of. You better watch, I can talk it, and where you walking. Oh, you and I haunted by be like in shock. Sono rinchiuso, amareggiato dal mondo, isolato, contorto nel pensiero di un cervello consumato. Le parole che si bloccano sul fondo del palato mi impediscono di fare un discorso che sia sensato, che non sia contagiato da quello che ho provato e attraversato in passato. Quanto tempo ho buttato, e dunque questa l'emozione che si stringe intorno al cuore, che ti brucia con ardore, senti che qualcosa muore. Un sentimento bugiardo che mi incute timore, è la mia squallida interpretazione dell'amore. Ho dubitato molto a lungo della sua esistenza, soprattutto quando costretto ad una vita di circostanze, satura di rabbia ma contornata di speranza, che essendo l'ultima a morire ti dà la forza di reagire. Purtroppo mai la saggezza di capire di che morte puoi morire. Adesso statemi a sentire che ho qualcosa da dire. No, dico... Bloccato mentalmente, non riesci a stare tra la gente. Impazzisci lentamente, provi a far finta di niente, rimanendo indifferente per lo più apparentemente, perché sempre più cosciente del degrado circostante. Opportunismo dilagante, arricchito pesantemente da un arrivismo sconvolgente, da un'ignoranza imbarazzante. Poi mi chiudo ultimamente a parlare con l'onnipotente, onnisciente, onnipresente. Mi chiedo sempre se ci sente. La mia fede è sorprendente, credo ancora ardentemente. Forse il dolore probabilmente è l'unica forza della mente. Analizzandomi logicamente, di questa non mi fido ciecamente, cercando di essere coerente, tagli film drasticamente. Chris Lee, passa e chiudo.